Siamo arrivati alla fine di questa meravigliosa edizione del Carnevale di Sciacca. Cala il sipario su questa bellissima manifestazione, siamo un po' presi da un po' di malinconia. Una bellissima manifestazione il cui merito va ovviamente a tutti coloro che hanno realizzato queste bellissime opere di cartapesta, a tutti coloro che hanno curato i costumi, hanno curato le coreografie, quindi tutte le associazioni dei carristi. Le difficoltà che si sono avute, insomma, come si è arrivati, insomma, adesso alla conclusione di questa manifestazione? Sì, la prova è stata veramente molto ardua per noi. Abbiamo messo nell'organizzazione della manifestazione tutta la nostra energia, la nostra buona volontà, il nostro spirito di collaborazione che ci distingue nelle organizzazioni che portiamo avanti. È stato veramente duro perché ci sono state anche decisioni difficili da prendere. Speriamo che sia andato tutto per il meglio e che siamo riusciti a organizzare un carnevale di Sciacca che abbia potuto rallegrare veramente tutta la cittadinanza e tutti quelli che hanno partecipato a tutti i livelli. La presenza, la piazza piena, quello che abbiamo trovato anche oggi e anche ieri, domenica e sabato in mezzo alle strade, ci ripagano seriamente dai sacrifici fatti. Io voglio ringraziare tanti sono già stati ringraziati prima da chi mi ha preceduto, ma voglio ringraziare primo fra tutti il Raimondo Moncada che mi ha dato un supporto importante come coordinatore e direttore artistico dell'evento, si è occupato di tutti gli eventi collaterali, è stato impegnato dalla mattina alla sera senza chiedere o dire mai sono stanco oppure mi fermo, con grande difficoltà anche lui. Ringrazio ovviamente tutti quelli che hanno collaborato, la Croce Rossa, il personale del Comune, la Protezione Civile, che con un impegno non indifferente legato al piano di sicurezza, che voi sapete tutti con le nuove norme, ci ha messo in serie difficoltà, ma grazie all'aiuto dei nostri uffici siamo riusciti a superarlo. Tutto il personale, tutti quelli che si sono occupati della sfilata, ma poi dico un ringraziamento, quello importante va ai coreografi, ai copionisti, a quelli che fanno il carnevale, alle associazioni, ai carristi, che grazie a loro noi siamo qua, grazie a loro riusciamo a dire che è bello, quanto è bello il nostro carnevale. Il carnevale è una festa troppo bella per essere racchiusa in questi pochi giorni e quindi è giusto che per promuovere il nostro territorio tutti, anche i turisti, possano conoscere il nostro carnevale. Quindi chi non può venire, chi non può goderlo in questo periodo della stagione, è giusto che lo possa fare in estate. Tra l'altro l'estate è anche il momento ideale dal punto di vista climatico per poter immaginare un carnevale. E perciò è una cosa che abbiamo fortemente voluto, che vogliamo fortemente, perché credo che il carnevale estivo sia un bel motivo per crederci quest'estate. Quindi si comincerà a lavorare subito. Già l'assessore, dopo una settimana di break, ricomincerà a lavorare sul carnevale estivo. Cara sindaca, è l'ora di riconsegnarvi le chiavi. La festa ormai va via e si ripassa dalla fantasia alla realtà e i pinzeri ricominciano pittia. Ciao, arrivederci a quest'estate.